Ciao a tutti, siamo sempre tantissimi, vorrei essere una delle tue vicine, Marilena. Ma magari le mie vicine sono anche collegate adesso. Vero che bello questo pezzo. Due parole al volo, perché secondo me qualcuno di voi ha seguito la diretta di ieri. Buongiorno, Madame Dino. E dai, vieni a salutare anche tu, dai. Lei voleva salutare, perché ovviamente Mad World piace tanto a tutte e due, quindi... Eccole qua. No, dai, devo farla diretta. Allora, questo pezzettino fantastico l'ho preso perché è semplicissimo fare l'analisi che ho fatto ieri con Bach. E quindi cosa succede con questo pezzo? L'ho messo su Telegram, quindi se ce l'avete sotto mano è ancora più facile da vedere. Questo è un pezzo scritto in Fa minore. Il pezzo si basa su un'alternanza fra primo grado, cioè Fa minore, e il suo quarto grado. Quando io parlo di gradi è come se io parlassi dei pioli di una scala, primo gradino, secondo gradino, eccetera eccetera. Ogni scala musicale è fatta da 7 scalini, quindi è una scala che ha 7 scalini per ogni scala. Quindi 7 note, questa è la scala naturale, tra l'altro minore. E quindi io quando dico l'accordo del quarto grado vuol dire che sul quarto gradino ci ho costruito un accordo, ok? Quindi il pezzo di Mad World è fatto da accordi principali su Fa minore. Infatti no, se lo metto in bocca non posso parlare. Il primo accordo è su Fa minore, cioè qua io alla sinistra ho Fa minore, Fa, La bemolle, Do. E qua passo al quarto grado, quindi primo, quattro,
primo, quattro. Sta roba qua la ripete tutto il pezzo, ragazzi. Non è che si inventa chissà quali armonie, quali cambiamenti. Lo fa tutto il pezzo. La magia di questo pezzo è riuscire a trovare questa melodia. Che tra l'altro è fatta semplicemente dal primo grado, fa la bemolle, fa do. Quindi io con l'accordo di fa minore ho fatto tutto. Non è che sto facendo, è come se inventassi in do minore, stessa cosa identica. Quindi qua abbiamo, qua passa al terzo grado, la bemolle maggiore, mi bemolle maggiore, si bemolle maggiore e ritorno da capo. Quindi gli accordi sono fa minore, la bemolle maggiore, mi bemolle maggiore, si bemolle maggiore, basta. Io potrei farlo semplicemente così, ragazzi, senza nessun tipo di problema. Ce la farò, ho, tra l'altro in casa ho una quantità di cavalletti che neanche... Ciao mamma, come stai? Una quantità di... Si è collegata a mia mamma. Una quantità di cavalletti incredibili. Io questo pezzo posso farlo tranquillamente con la sinistra che fa l'accordo. Quindi fa minore. Fa fa, la bemolle, fa fa. La bemolle maggiore, la destra fa do. Poi la sinistra fa mi bemolle maggiore, che sarebbe mi bemolle, sol, si bemolle. E la destra fa si bemolle. E poi ho l'accordo di si bemolle maggiore alla sinistra e si bemolle alla destra. Quando nelle lezioni del corso dico che non ci vuole una gran fantasia per improvvisare, perché alla fine la destra mette le note dell'accordo che fa la sinistra, quindi non è che si inventa chissà quale teoria di Einstein per il pianoforte, no, quelle sono le note. Quindi io ho l'accordo di fa minore, dai, vediamo se riesco a riprenderlo in modo che lo vediate tutti. Olè, ok, però devo raddrizzare la telecamera, che si fa così, ok. Quindi la sinistra fa questo, se ce l'arrivo, ok. Fa minore, fa la bemolle do, poi si bemolle re fa, questa è l'introduzione. Fa bemolle, fa la bemolle do, si bemolle re fa, questa è l'introduzione, dove la destra fa sopra, su quando la sinistra fa fa minore. Scusate. È importante sto passaggio del 4 sul sol. Poi di nuovo. Molto semplice. E poi incomincia il tema. La sinistra fa l'accordo di fa minore e la destra fa. Quando arrivo al do, la sinistra fa la bemolle. Na, 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 na. Poi la sinistra fa mi bemolle e la destra fa si 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 sol. Poi la sinistra fa si bemolle maggiore e la destra fa si 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 la sol. E poi ricomincia da capo. Na 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 na. Si si si, sempre bemolle sol, si bemolle, si bemolle, si bemolle, la bemolle sol fa. Ok? È proprio semplice, semplice, semplice. Adesso rimettiamo la visione davanti, perché sennò io mi perdo e non mi trovo più. Ecco qua. Quindi, il risultato di questa roba qua è che viene bellissimo, perché io, anche se lo faccio solo con l'accordo, che si impara in una lezione di pianoforte anche ciao Alessandro, veramente bello sto motivo, questo cosa, ma Alessandro è sempre qua, c'è anche bella tua amica Marilena, questo motivetto poi può essere reso ancora più divertente, ciao Rosanna, questo pezzo a violino fighissimo sarebbe facendo il basso. Quindi io l'accordo basso lo faccio qua, quindi la base dell'accordo, abbiamo detto che ci sono quattro accordi, fa la bemolle, mi bemolle, si bemolle,
e sono tutti maggiori tranne il Fa che è minore. Quindi Fa minore, poi La bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore, Si bemolle maggiore. Per renderli più belli che fare solo questo, io faccio il basso prima qua. La bemolle. Vedi che sembro già una pro. Si bemolle. Minore, La bemolle maggiore, Mi bemolle al basso, Si bemolle, quando divento ancora più pro, la cosa, che poi tra l'altro non è neanche scritta, però io posso farla, è arpeggiare. Bello solo sentire questo, mamma mia. Quindi vi consiglierei di provarci. Quindi Fa, l'accordo di Fa minore è Fa, La bemolle, Do, e io gioco su quelle note. Mi bemolle. Andava prima La. La bemolle, che è fatto dalle note La bemolle, Do, Mi bemolle, La bemolle, Mi bemolle, Do, La bemolle. Mi bemolle, accordo, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, Mi bemolle. Maggiore, Si bemolle, Re, Fa, Si bemolle, Re, Fa, Si bemolle, Mi, lo sapevo che mi perdevo. Quindi, sentite che bello. Fatto da Si bemolle, Re e Fa. Ok? Ci siamo. Ed è finito. Ok, adesso passiamo alla cosa che io amo di più, che si chiama Bach. Voglio vedere quel 58 che rimane fisso, perché se adesso diventa 55 perché passo Bach, mi offendo, banno tutti dalla pagina. Allora, questo è il pezzo di Bach che è stato il mio primo pezzo del clavicembalo ben temperato e stiamo arrivando a 52, maledetti. Resistono solo i migliori, basta. Questo pezzo è in Si minore ed è l'ultimo preludio e fuga del clavicembalo ben temperato. Cioè Bach è arrivato qui a qualcosa di altissimo come espressione. Un'espressione altissima fatta da cromatismi, cromatismi. Che cosa vuol dire? Tutti i tasti fatti, oh amore, vieni pennino. Tutti i tasti fatti da... Senti questa roba qua, è una tensione. No, non c'è bisogno di darmi i baci. Questa è proprio tensione. Come si fa a cambiare ora?
Ah, come si fa a cambiare ora? Pensavo il fuso orario. Si va e si fa un viaggio molto lungo e quindi uno cambia ora. Allora, questo è un preludio di Si minore, in Si minore del clavicembalo ben temperato, BWV 893. Se questa luce non mi colpisse in faccia sarei anche più contenta, ma non si può fare a meno. Ed è questo qua che vi ho messo nella chat di Telegram. Bellissimo, incasinatissimo, vedete quanti segni ci sono. Questo io l'ho fatto al sesto anno e quindi vuol dire che probabilmente avevo tante cose da scrivere la mia insegnante. Sentiamo come fa. Non lo faccio dal 1999, credo, o forse dal 2000. Il tema è questo, mamma mia che bello, sono emozionata perché non lo sono da una vita. Insomma, avere problemi a un pezzo di Bach meraviglioso, vi faccio sentire il tema, che è questo. Però sotto la sinistra fa una specie di tema, che è questo. Quindi qua stiamo, questa luce, mamma mia. Ci stiamo ambientando con due personaggi molto misteriosi che vengono fuori, che è questo, uno è questo. E sopra c'è qualcuno che gli cammina, quindi io immagino due persone che camminano in una strada buia, una un po' più pesante. Quindi questo è il passaggio. L'altro invece è un pochino più agile, ma anche più agitato. Come comunicheranno questi due personaggi insieme? Lo fanno insieme, fanno un pezzo di strada assieme e si integrano. Sentite, cercate di sentire la sinistra. Adesso spingo con la sinistra, così sentite la sinistra. La destra. Adesso le metto in maniera omogenea. Adesso cosa succede? Si invertono. La sinistra fa questo tema della destra e la destra fa il tema della sinistra. La sinistra fa questo. Che sarebbe il tema di prima inverso. Pazzesco, quindi il tema si rovescia. Sentiamo come funziona. Adesso le faccio sentire uguale da capo. Vediamo se riuscite ad accorgervi. Thank you.
divertimento. Cioè, un cambiamento del tema, cioè l'ha fatto, adesso cominciamo un divertimento. C'è una parte di completa invenzione, presa spesso da una parte del tema, e questa la prende da questo, il tema fa così. Da questa cellula, piranara, viene il divertimento. Modulante, ve la ricordate ieri che parlavamo di progressione modulante? Cioè il protagonista arriva in un pezzo di musica che comincia a cambiare i connotati, quindi le alterazioni, tasti neri, tasti bianchi, una lavatrice di emozioni, e quando tornerà non sarà più uguale a prima, magari è uguale, ma noi nell'orecchio avremo tutto l'impianto modulante che c'è stato prima, e quindi nel momento in cui io vi suono, facciamo un esempio semplice, Fra Martino. Tema semplicissimo. Se io però dopo faccio, voi nelle orecchie ce l'avrete diverso. Perché ce l'abbiamo diverso? D'altra parte è lo stesso tema di prima. È lo stesso tema di prima, ma se all'inizio ve l'ho piantato a freddo e sembrava una roba banale, nel momento in cui ho sottoposto un temino scemo a un cammino di sviluppo interiore, quindi l'ho fatto provare a entrare in mondi diversi, in un mondo che non c'entra niente col suo, dissonante. È dissonantissima questa roba. Ciao Benedetta, ti ho vista. Momento in cui tornerò a Do maggiore sarà bellissimo. Cioè è come se uno facesse 10 km a piedi e poi a un certo punto si siede. Beh, è molto più bello sedersi dopo 10 km che sedersi perché eri già seduto 5 minuti prima. Quindi questa cosa ci fa capire perché qua a un certo punto arriverà la modulazione e cambierà. Quindi rifacciamo da capo. Tema. Però è un tema modulato. Quindi siamo modulati in re maggiore, che è la relativa superiore di grazie Claudio, la relativa superiore di si minore. Elemento di divertimento di nuovo. E qua
qua diventa poi veramente molto complicato perché ci sono tutti questi incastri. Cioè, e diventa veramente un macello totale. E vediamo solo come è fatta la fuga. Bellissima, non la faccio nella vita, bellissima. Mamma mia. Allora, questa è una roba bellissima. Il tema è questo. L'ho detto bellissima. No, perché se non l'ho detto lo ridico. È bellissima. Riprende quel tema sopra, vediamo come viene insieme, perché poi la destra fa. Ah, vediamo come viene insieme solo le prime due righe, perché poi muoio, perché è difficilissimo. Tema lunghissimo. Muoio prima delle due righe. Che da studiare, perché è difficilissimo. Qua ti si incrociano tutte le mani, vedete? Ci sono tutte voci incrociate. Io mi sono piantata qua, ovviamente, dove c'è sto casino, perché cominciano a... cioè, tu hai tre persone che parlano contemporaneamente in questo caso e non capisci niente, cioè dici chi devo seguire, perché la tua mente tende a seguire la voce della melodia. Peccato che qua le melodie sono tutti, perché parlano tutti insieme, tu cerchi di seguirli insieme e non capisci più niente, quindi devi abituare il cervello a seguire più discorsi contemporaneamente, che è impossibile, ma darne per scontato, insomma, uno, sai che parla di quello, quindi mandi la mano che parla di quello. Ok, per addormentarci facciamo di nuovo un pezzo tranquillo, calmo e gentile, che potrebbe essere uno Chopinino notturno, fatto come posso. E vediamo se lo trovo. Se non lo trovo, pazienza. No, no, quello non lo voglio fare, ragazzi. Ok, il mio solito notturno, che non so come verrà, perché ho la luce in faccia, mi fa male. E quindi concludiamo questa meraviglia con il notturno di Chopin, opera postuma in do diesis minore, ok? Io... facciamo così. Spegniamo la luce un attimo, perché io con questa luce non ce la faccio. Quindi vediamo se, ok, riesco a prendere sta roba e spegnerla senza distruggerla. Ah, è caduta, ma è caduta in dimensioni un pochino, ok, ce la possiamo fare anche così, no, così. Ragazzi, non riesco a, ok, così mi vedete meglio. Ci sono, ok, pronti? Vediamo la tastiera. La vedete la tastiera? Si vede? Sì, si vede. Buon Chopin a tutti! Thank you.
Vabbè, terminiamo la serata con la bellezza e la meraviglia di Chopin, da Medward a Bach a Chopin, a dentro di voi, perché poi questa musica va a finire dentro di voi e, insomma, può essere apprezzata ancora di più nel momento in cui la capite. Un bacio a tutti, venite su Telegram. Ciao!